Lungo tutto l'anno a Domodossola si susseguono appuntamenti culturali, musicali e folcloristici. Con la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco alle maschere del Tonio e della Cia, iniziano i festeggiamenti del carnevale. La domenica mattina in piazza Mercato il comitato Polente Shirui distribuisce polente e salamini, mentre al pomeriggio si svolge il corteo di carri allegorici, gruppi mascherati e folcloristici. Tra la fine di aprile e l'inizio di maggio si svolge presso l'area del Collegio Rosmini la fiera interregionale del nord dei bovini di razza bruna denominata Domo Bruna. Una fiera di settore con centinaia di capi in esposizione, ma che da qualche anno coinvolge anche il vasto pubblico con eventi collaterali e musica. Organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Domodossola, la giornata delle bande si svolge la penultima domenica del mese di maggio. Si tratta di un appuntamento che coinvolge numerose bande musicali del Piemonte, che per tutta la giornata tengono concerti ed esibizioni in città. Domo Cultura è invece una rassegna culturale, ideata e realizzata dall'Assessorato alla Cultura. Si tratta di incontri, tavole rotonde e convegni, cui partecipano insigni rappresentanti del mondo accademico, culturale e del giornalismo. Il 19 giugno si celebra la festa patronale di Domodossola. La Pro Domodossola ogni anno coordina le manifestazioni per festeggiare la ricorrenza dei santi Gervasio e Protasio, per le quali la parrocchia organizza una processione lungo le vie della città. Nel 2003 l'amministrazione comunale ha istituito il premio Il Domese dell'Anno, la cui premiazione avviene proprio il giorno della festa patronale. Nell'ambito del giugno domese si inserisce anche l'iniziativa benefica organizzata da Insieme per un Dono, l'associazione che riunisce tutti gli enti e gli organismi che si occupano di volontariato. Per 10 giorni in piazza Matteotti si susseguono concerti d'alto livello, spettacoli, convegni e iniziative enogastronomiche. I fondi raccolti vengono utilizzati per acquistare un dono per la collettività. Con il nome di come Domodossola Estate, si identificano le iniziative organizzate dalla Proloco di Domodossola per i mesi estivi. Serate a tema, cabaret, musica e spettacoli nel cuore della città per animare le calde serate di agosto. Sempre in estate si svolge il Festival Celtico organizzato dall'amministrazione comunale con la collaborazione della Compagnia di Pastor, con concerti di musica celtica e conferenze. In autunno invece, organizzata dalla locale sezione dell'Associazione Nazionale Alpini, si svolge la Marcia degli Scarponcini, il cui nome ricorda le vecchie calzature indossate dagli alpini, e riservate ai bambini delle scuole elementari che vi partecipano con entusiasmo. Nella suggestiva cornice del centro storico medievale, a dicembre si svolgono i tradizionali mercatini di Natale, organizzati dalla Pro Domodossola. È una vera e propria festa popolare nella tipica atmosfera prenatalizia, decine i banchetti che espongono e vendono prodotti tipici dell'artigianato locale, che raccontano le tradizioni, le passioni e le abilità delle genti di montagna. Organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Domodossola, ogni anno, pochi giorni prima di Natale, nella chiesa collegiata si svolge il tradizionale concerto di Natale, con prestigiosi cori e orchestre. Mentre da novembre ad aprile, da quasi 20 anni, l'Associazione Cineforum Domodossola, in collaborazione con il Comune e la Comunità Montana Valle Ossola, organizza una rassegna cinematografica con pellicole in grado di soddisfare tutti i gusti. Da ricordare poi le giornate medievali che si tengono nel centro storico e più in particolare nel quartiere Motta, con rievocazioni di antichi mestieri e costumi d'epoca.